Today we are doing a special type of puja which is performed in the glory of Ekadasha Rudra. Oggi celebreremo un puja molto particolare che sarà in onore di Ekadasha Rudra. Rudra is the destructive power of Shiva, of the spirit. E Rudra è il potere distruttivo di Lord Shiva, lo spirito. Now, one power, which is his nature, is forgiveness. E adesso un potere che è molto forte è il potere del perdono. He forgives because we are human beings. We commit mistakes, we do wrong things, we get tempted, our attention is disturbed, so he forgives us. E dunque, egli ci perdona, perché noi commettiamo un sacco di errori, facciamo cose sbagliate molto spesso, ma egli, malgrado tutto, ci perdona. He also forgives us when we spoil our chastity. We do immoral things, we do thieving, and we do things that are against God, talk against Him. E ci perdona anche quando commettiamo atti contro la castità, quando commettiamo atti immorali. He also forgives our superficialities, jealousies, our lust, our anger. E perdona anche la nostra superficialità, la nostra lussuria e la nostra ira, la nostra collera. Also he forgives our attachments, petty jealousies, vanities, and also possessiveness. E poi perdona anche le nostre basse gelosie, la nostra invidia, la nostra possessione e i nostri attaccamenti. He forgives our egotistical behavior and also our subordination to wrong things. E perdona anche il nostro comportamento egoistico e la nostra adduzione alle cose sbagliate. But every action has a reaction. And when he forgives, he thinks that he has given you a big grace mark. And that reaction builds up within him as a wrath against those who are forgiven. Try to do greater mistakes. Però ad ogni azione corrisponde anche una reazione. E quindi quando lui ci perdona, se noi insistiamo in questo nostro errore, egli può scatenare una collera. Especially after realization. Because such a big blessing there is of the realization. You've got the light, and in the light, if you are holding on to a snake, then his wrath goes up because he sees how stupid you have been. E questo succede specialmente dopo la realizzazione,
Poiché what I'm saying is that after realization especially, he is much more sensitive that people who are forgiven and have been given such a big thing like self-realization, still they do wrong things, then he is much more wrathful. E dunque, specialmente con le persone che hanno ricevuto la realizzazione, se esse continuano, persistono in determinati errori, egli diventa ancora più furioso. So in the balance, the forgiveness starts reducing and wrathfulness starts increasing. E quindi esiste una compensazione, nel senso che più questo perdono comincia a diminuire, così aumenta la sua collera. But when he forgives, and as a result of that forgiveness, you feel the gratitude. Ma malgrado questo, egli perdona, e come risultato di questo perdono, noi sentiamo la gratitudine. Then his blessings start flowing towards you. E allora le sue benedizioni cominciano a fluire attraverso di noi. He gives you tremendous capacity to forgive others. E ci dà grandissime capacità di perdonare agli altri. He pacifies your anger. He pacifies your lust. He pacifies your greed. Ed egli ha questo potere di pacificare, di calmare la nostra lussuria, la nostra degenerazione, la nostra collera. Like beautiful dewdrop, his blessings come on our being and we become really beautiful flowers. Dunque, come una piccola goccia di rugiada, egli scende su di noi per rinfrescarci. And we start shining in the sunshine of his blessings. E cominciamo a risplendere in questo in questa fioritura delle sue benedizioni. Now he uses his wrath or his destructive power to destroy all that tries to trouble us. E dunque egli usa questa furia, questo potere distruttivo per eliminare tutte queste cose che ci disturbano. He protects realized souls at every point, in every way. E protegge le anime realizzate in ogni dettaglio, in ogni modo. Negative forces try to attack a sahyogi, but they are all neutralized by his tremendous power of protection. E dunque le forze negative cercano di attaccare i Sahyogis, ma vengono neutralizzate da questo tremendo potere. Through his vibratory awareness, we are guided into right path. E attraverso questa, la sua consapevolezza vibratoria, noi veniamo guidati sul giusto cammino. All the beautiful blessings of his are described in the Psalm 23, isn't it? That's the 23 Psalm. The Lord is my shepherd is all described how he looks after you like a shepherd. E dunque tutte queste benedizioni, questo modo in cui egli ci protegge, vengono descritte molto bene nel Salmo 23. But he does not look after the evil people. Però egli non protegge le persone malvagie. He destroys them. Le distrugge. Those who enter into Sahaja Yoga are still carrying on with their evil nature are destroyed. E dunque coloro che entrano in Sahaja Yoga e continuano, persistono nella loro natura malvagia, verranno distrutti. Those who come to Sahaja Yoga and do not meditate and do not fight, he destroys. E coloro che vengono in Sahaja Yoga e che non meditano e non crescono verranno distrutti. Or they are thrown out of Sahaja. O verranno respinti, espulsi da Sahaja. Those who murmur against God.
and live in a way that is not behoving a sahyogi, he removes them from. Coloro che sono, che lavorano contro Dio e che non sono dei buoni sahyogi, verranno eliminati. So by one force he protects, by another force he throws away. E dunque attraverso un potere egli protegge e attraverso un altro egli distrugge, respinge. But his destructive forces, when they are built up too much, then we call it now the Ekadasha Rudra is active. Ma quando queste tremende forze distruttrici diventano attive, si dice che diventa Ekadasha Rudra. Now this Ekadasha Rudra will be expressed when the Kalaki itself will start acting, means the destructive power which will destroy all that is negative on this earth and save all that is positive. E quindi questo potere distruttivo, queste Kalesha Rudra si manifesteranno assieme con Sri Kalki, in cui tutto quello che sarà positivo verrà salvato e tutto quello che è negativo verrà distrutto. So it is very necessary for Sahyogis to expedite their ascent. Not to be satisfied with the social life or married life or with all the blessings that God has bestowed upon. Dunque è molto importante per i sahyogi di accrescere, di aumentare la propria crescita interiore e non ritenersi mai paghi, mai soddisfatti del proprio benessere sociale, della propria vita familiare, matrimoniale, eccetera. We always see what God has done for us, how He has been miraculous to us, but we have to see what we have done to ourselves. What are we doing about our own ascent and growth? E dunque noi sempre possiamo vedere quanto Dio sia stato benevolo con noi, quanto si sia preso cura di noi e ci abbia aiutato. Ma dobbiamo avere sempre un occhio su quello che noi stiamo facendo per la nostra crescita. Now the out of the 11 Ekadasha means 11, the 5 from the right side of your void and 5 from the left side of your void. E dunque, come sapete, Ekadasha significa 11, in cui 5 vengono dalla parte destra del void e 5 vengono dalla parte sinistra del void. The first 5 on the left hand side come from if you have bowed yourself to wrong gurus. Dunque i primi 5 nel lato sinistro si possono manifestare se avete, se vi siete prostrati davanti a falsi guru. Or if you have read wrong books. O se avete letto libri sbagliati. Or if you have been in the company of wrong people. O se siete stati in compagnia di persone sbagliate. Or if you have been sympathetic towards people who have been following wrong paths. O se avete simpatizzato con persone che stavano seguendo un cammino sbagliato. Or you have been yourself one of the agents or guru of these wrong people. O addirittura se siete stati voi stessi gli agenti o i maestri di queste persone. Now these 5 problems can be solved if we completely give up whatever wrong we have been doing. Dunque questi primi 5 problemi possono essere risolti se noi abbandoniamo completamente tutto quello che abbiamo fatto finora. As Muhammad Sahib has said that you have to beat the shaitan, is the satan, with truth. But that has to be done not mechanically but from your heart. E dunque come Muhammad aveva detto, dobbiamo battere questo satana con le scarpe, però questo non deve essere fatto meccanicamente ma dal cuore. Like many people who come to Sahaja will tell me
my father is following this guru, that father is following that guru, and get involved with their father, mother, sister, this, that, and try to take them out from those gurus, also get entangled. E dunque così abbiamo avuto dei saggi yogis che sono venuti a lamentarsi, mia madre segue il tale guru, mia sorella, eccetera, e vengono coinvolti in tutto questo vortice, diciamo, familiare. Or some of them yield to others forces, like I know of Maureen, who was with me, and her parents and parents-in-law said that the child must be baptized. I told her, you cannot get this child baptized because the real has soul. E così come altre persone cedono a questi tipi di forze negative, Srimata ha fatto l'esempio di una ragazza. But she could not that way stand up to them, and she took the child for baptism, and the child became very funny. It was like a mad child. Dunque Srimataji aveva consigliato questa ragazza che aveva un bambino e voleva battezzarlo di non farlo. So, perché eravamo realizzato e la ragazza l'ha fatto questo battesimo e dopo il bambino ha avuto molto difficoltà. Now then she gave up all that and so she has saved. But supposing she had another child, she would have done the same thing. The second child would have been something very, very bad. E dunque, in questo caso, lei poi ha desistito e il bambino è stato salvato. Ma supponiamo che lei avesse avuto un secondo figlio e avesse commesso lo stesso errore, in questo caso avrebbe conosciuto la collera divina. Now, the trouble with Sahaja is that anybody who comes to Sahaja Yoga program thinks he's a Sahaja Yogi. It's not so. Ora, uno dei problemi principali è che chiunque viene, si affaccia a Sahaja Yoga, pensa di essere un Sahaja Yogi. Either you should have very strong sensitivity, or you should feel it in your body, or with your intelligence you should understand what is Sahaja Yogi. E dunque dovete avere una forte sensibilità o un buon grado di intelligenza per capire che cos'è Sahaja Yoga. A person who is still negative always gets attracted towards another one who is a very, very powerfully negative. E dunque coloro che normalmente sono negativi vengono attratti da persone che sono ancora più negative. And does not understand that the other person is so powerfully negative, but gets impressed. E dunque egli non capisce che quest'altra persona è così tremendamente negativa, ma anzi ne viene proprio attratto. Under such circumstances, such a person is hit by that negative person, and Shiva cannot protect. E dunque in queste circostanze, questa persona viene schiavizzata quasi dall'altra persona più negativa. E Lord Shiva non può intervenire. One should not have sympathy with anyone who is negative. Whether he is mad, whether there is something wrong with him, whether he is your relation or anything. No sympathy of any kind. On the contrary, a kind of a anger should be there for that person. Kind of a detachment, angry detachment. Quindi non possiamo nutrire nessun tipo di connivenza, di simpatia con persone negative. Anzi, al contrario, dobbiamo essere molto risoluti, decisi e direi quasi con una certa forza e essere assolutamente distaccati. And this angry detachment is the only time when you have to be angry. E dunque questo distacco arrabbiato, diciamo, è l'unica circostanza in cui possiamo essere così irati. But I've seen people who have anger for very good Sahaja Yogis, but not for their own husband or wives, who are extremely negative. Ma ho visto persone che molto facilmente si arrabbiano
con altri Sahaja Yogi ritenuti buoni, e non si arrabbiano mai invece con le proprie mogli o con i propri parenti che sono negativi. So when the Ekadasha Rudra starts acting on these five sides, on the we should say on the right side it moves, because it comes from the left and moves to the right side, then a person starts becoming negative but acting with his ego. E dunque quando questi cinque rudras che sono sulla parte destra ma provengono dal lato sinistro cominciano ad attivarsi, la persona comincia a sviluppare un forte ego. Such a person may take up a situation into hands and say that I'm such and such a yogi and I'm so, and we should do like this and we should behave like this and start dictating people, can do anything. E dunque questa persona comincia ad erigersi a capo e a dire quanto lui è bravo, a comandare gli altri, a dare sentenze illogico, può fare di qualunque cosa. And some mediocres or some half-baked so yogis may try to understand, but most of them will know that this fellow is going out now, he's on his way out. E dunque qualcuno potrebbe capire, ma la maggioranza di solito non capiscono che questa persona è assolutamente mediocre, anzi è proprio sull'orlo della perdita. So all these things lead to this left side development, or we can call it on the head, on the right hand side of your medha. This plate, brain plate, is called as medha in Sanskrit language. E dunque tutte queste cose ci portano alla manifestazione di questo problema sulla parte destra del nostro medha. Now the right-sided one comes from the idea people have that I am myself a big guru. Ora gli altri problemi invece vengono dalla idea sbagliata di ritenere se stessi un grande guru. They start preaching about Sahaja Yoga also in as if they have become great gurus. E cominciano così a tenere conferenze, a dare sentenze su Sahaja Yoga come dei grandi maestri. We have known some people who give big lectures in any program and never allow my tape to be played or anything. They think they have now become experts. Abbiamo visto gente dare grandi e lunghe conferenze su Sahaja Yoga e che non hanno mai fatto ascoltare un discorso di Sri Nataji. Then some of them say that now we have become so great that we need not do any foot soaking or anything, there's no need to do meditation. There are some like that also. E poi ce ne sono altri che si ritengono così grandi che non pensano di non avere più bisogno di fare foot soak o meditazioni, eccetera. And then there are some who say that sin can never touch us, now we are such yogis, we are very great evolved souls. E poi altri ancora che dicono adesso siamo dei Sahaja Yogi, siamo delle grandi anime, e dunque. But the worst of all are those who just take my name, saying that mother has said so, and I'm telling you because mother has said. When I've never said such a thing, it's all falsehood. Ma la cosa peggiore è quando noi citiamo le parole di Sri Mataji in un modo sbagliato e diciamo Sri Mataji ha detto questo quando non è vero. Now there are some people who use Sahaja Yoga money and exploit Sahaja Yoga in such a way, exploit them. Sahaja Yoga is also sometimes. E poi ci sono altri che fanno un uso sbagliato di Sahaja Yoga, cioè lo sfruttano, diciamo. And such people become very inauspicious. E queste persone diventano molto poco ospitali. Anyone who tries such things will go out of Sahaja Yoga with disgrace.
E quando questo succede, essi vengono messi fuori di San Giacobbe, se ne vanno con disgrazia. But one should never go near such a person, have nothing to do with such a person, have no sympathy. Ma nessuno deve mai andare a avvicinarsi a queste persone, né quantomeno simpatizzare. Because this inauspiciousness will hurt anyone to any extent, so better keep out of such people. Poiché questa forma di non auspichevolezza farà del male a chiunque si avvicini, quindi meglio non aver niente a che fare. When these ten ekadashas are developed within a person, then definitely such a person gets diseases like cancer and incurable, horrible diseases. E dunque quando in una persona questi 10 ekadesha rudra sono attivati, questo può molto facilmente manifestare delle malattie incurabili come il cancro. Especially when the 11th one, which is actually here, which is the Virata's chakra, which is the collectivity, when it is affected as well, then such a person cannot get out of this disease. Specialmente quando il rudra centrale, il Virata, è diciamo rovinato. In questo caso non potrà la persona in oggetto, non potrà più uscire. But these, out of these even 5 are combined, supposing, with Muladhara or with Agya, then they get into very serious type of dirty diseases. Ma anche qualora ci fossero solo 5 di questi combinati con un cattivo Agya o Muladhara, anche in questo caso possono insorgere delle malattie veramente serie. That's why I always say that be careful about your Agya chakra. Ecco perché Sri Mataji ha sempre raccomandato: state attenti al vostro Agya chakra. Because that is one of the worst things that once it starts getting combined with these ekadashas, part of the ekadashas, then anything can happen to a person. He can meet with a horrible accident, he can suddenly be hit by someone, could be murdered by someone. Anything can happen to such a person who has got the right Agya and also any one of the ekadashas, right or left. E dunque questa è una delle cose peggiori che possano succedere, cioè quando esiste questa combinazione con il right Agya, l'Agya di destra, e alcuni delle rudras. Quindi può succedere qualunque tipo di accidente, di disgrazia, può essere addirittura ucciso da qualcuno. That means the five of these, if they combine with Agya chakra, the protective power of God are minimum. E dunque nel caso in cui alcuni di questi rudras siano combinati con l'Agya chakra, il potere protettivo di Dio viene minimizzato. So to keep your Agya chakra, right? See, now I'm speaking. Now you should watch me constantly, so that there is thoughtless awareness and the Agya chakra is soothed out. E dunque per mantenere l'Agya chakra in ordine è essenziale mantenere l'attenzione, cioè continuamente gli occhi devono essere su Sri Mataji. Don't pay attention here and there all the time. Evitando di muovere costantemente gli occhi a destra e a sinistra. Then you will find that gradually your attention will neutralize into thoughtless awareness. E allora a quel momento vi accorgerete che la vostra attenzione sarà neutralizzata e andrete in consapevolezza senza pensieri. And your attention would be fixed in such a manner that you don't have to worry about anything. E la vostra attenzione verrà fissata in un modo tale che voi non avrete più alcun tipo di paura dentro di voi. In thoughtless awareness, nobody can touch you. That's your fortress.
E dunque quando siete in consapevolezza senza pensieri, siete inattaccabili. By meditation, one must establish thoughtless awareness. That is the sign that you are rising higher. E dunque attraverso la meditazione dovete stabilizzare questa consapevolezza senza pensieri. E questo è il segno che state crescendo. Many people do meditation and say, all right, mother, we are doing mechanically, they do. And they say, yes, I did this, I did this, I did this. But did you achieve your thoughtless awareness minimum of minimum? Dunque molti dicono, madre, ho fatto questa meditazione, ho fatto questo e quell'altro. Però quanti hanno potuto raggiungere almeno un minimo di consapevolezza senza pensieri? Have you felt your full breeze coming out of your head? Quanti hanno sentito questa brezza fresca uscire dalla testa? Otherwise, if you are doing something mechanically, it is not going to help you or help anyone. Poiché se noi continuiamo a fare le cose in modo meccanico, non saremo aiutati, non aiuteremo né noi né gli altri. So after realization, as you are very well protected, you have all the blessings and a great future, you also have a great possibility of a complete annihilation. Dunque, dopo la realizzazione, così come avete un grande futuro davanti a voi, grandi possibilità, allo stesso modo avete questa possibilità di annientamento, di distruzione. I would say, to give an analogy, you are climbing and everybody is supporting you to climb, holding your hand, and there are so many things by which you are protected to be taken upward. There is no possibility of falling off by mistake also. But if you try to remove your bondages with truth and love, and all the time try to hit the people who are trying to support you, then you fall from a great height. Greater height. E comunque, sì, noi siamo la montagna. In questo esempio, con la gente, con la corda che aiutano, siamo protetti, non possiamo cadere. Ma se noi proviamo di andare contro quelli che aiutano, a questo punto, se andiamo contro quelli che sono positivi, è possibile di cadere di un'altezza molto grande. I mean, the greater height you rise, the greater you fall. Il più alto che noi facciamo la nostra evoluzione nel yoga, il più alto che noi possiamo anche cadere. And with a greater force also, much go deeper. E dunque dopo cadiamo con una forza molto più grande. But every effort is made by the Divine, every support is given to you, every care is taken. Despite that, if you want to fall, then from that height, is very dangerous. Ma malgrado tutto, il Divino vi dà ogni tipo di aiuto, ogni tipo di supporto. Ma se voi volete cadere da questa grande altezza, allora sarà peggio per voi. But Ekadasha Rudra, at that time, at such a time, when somebody tries to harm the cause of Sahaja Yoga after being in Sahaja Yoga, then hits you so badly that the whole attack is very widespread. Ma Ekadasha Rudra, una volta che voi cominciate ad attaccare ed, dopo essere stati in Sahaja Yoga, in questo caso vi annienterà con una forza molto potente. But the whole family can be protected if there are few people of that family doing Sahaja Yoga work, could be protected. But in case the family that is against all the time of Sahaja Yogis and try to trouble them can be completely destroyed in a very bad way. E dunque se in una famiglia c'è anche solo una persona che fa Sahaja Yoga, che è in Sahaja Yoga, tutta la famiglia può beneficiare e essere protetta. Ma se ci sono dei membri che sono contro l'attività di Sahaja Yoga, in questo caso
tutti possono incorrere in questi problemi. Now these Ekadasha Rudras come out of, as I told you, from the void. E dunque, come vi ho detto, queste Ekadasha Rudra vengono, nascono dal void. So we can say that the destruction part of it comes from the void mainly. E dunque possiamo dire che la parte distruttiva principalmente nasce dal void. But these are the powers, all are given in one person, that is the Mahavishnu, that is Lord Jesus Christ. Però tutti questi poteri sono attribuiti ad un'unica essere che è Mahavishnu, cioè Gesù Cristo. Because he is the support of the whole universe. Poiché egli è il supporto dell'universo intero. He is the personification of Omkara. He is the personification of vibrations. So when he gets angry, then the whole universe starts breaking. Poiché egli è la personificazione dell'Omkara, la personificazione delle vibrazioni, e quindi quando egli diventa adirato, l'intero universo comincia a rompersi, a tremare. As he personifies the power of the mother, which is penetrating into every atom, into every molecule, and to every human being, into every that is living and non-living, once it gets disturbed, the whole thing gets into jeopardy. E dunque, siccome egli personifica anche il potere della madre, che è irradiato, che è presente in ogni singola molecola, in ogni singolo atomo, quando egli viene disturbato, veramente può tutta la creazione, mettere in pericolo tutta la creazione. So the pleasing of Christ is very important. E quindi è molto importante compiacere il Cristo. Now Christ has said you have to be like small children. That is the innocence. The purity of heart is the best way you can please. E dunque il Cristo disse, voi dovete essere puri come bambini. E questa è l'innocenza, è ciò che più lo compiace. As in the West, especially people have developed their brains too much, they try to play about with words and think that nobody knows what they are doing. E siccome nell'Occidente le persone hanno sviluppato il loro ego un po' troppo, un po' fuori misura, e cominciano a giocare con le parole, le cose, un po' troppo. All such people must know that everything you do is known to God. Queste persone devono sapere bene che tutto ciò che fanno è ben conosciuto a Dio. If you are not clean in your heart, it is very dangerous for anybody to pose as if he is a very good surgeon. E se non sono puri nel loro cuore, è molto pericoloso. Quello che stanno facendo, specialmente se sono saggi yogis. Such people are not possessed, nor they are conditioned, nor they are egoistical, but they are very cunning, clever people, and they are quite aware as to what they are doing. Dunque queste persone non sono possedute, non sono condizionate, ma sono delle persone molto furbe, molto astute, che sanno quello che stanno facendo. But there are people who get possessed also, and then they, in that, they try to destroy themselves or cry and weep and do all kinds of things. Ma ci sono anche persone che possono diventare possedute e si lasciano andare a ogni tipo di cosa, come piangere, lamentarsi, eccetera. There are some who think that if they hurt themselves or do some sort of an extreme thing,
then God will be happy, are sadly mistaken. E poi ci sono anche altri che pensano se fanno del male a se stessi e si lasciano andare a particolari restrizioni, Dio sarà compiaciuto e darà loro dei meriti. If you cannot enjoy in Sahaja Yoga, then you should know there's something wrong with you. Dunque, se voi in Sahaja Yoga non potete gioire, provare la gioia, ci deve essere qualcosa che non funziona in voi. If you cannot feel happy in Sahaja Yoga, then you must know there's something definitely wrong with you. Se non siete contenti in Sahaja Yoga, c'è qualcosa che è sbagliato. If you cannot enjoy the company of Sahaja Yogis, then be sure something wrong with you. Se non potete gioire della compagnia dei Sahaja Yogis, sicuramente c'è qualcosa che non va in voi. If you cannot laugh and appreciate the greatness of God, then it's something wrong with you. Se voi non potete amare ed apprezzare la grandezza di Dio, sicuramente c'è qualcosa di sbagliato in voi. If you are still worried about negative people and their problems, then know that there's something wrong. E se siete ancora preoccupati delle persone negative, di cose della negatività, eccetera, sicuramente c'è ancora qualcosa di che non va in voi. If you have sympathies with negative people, then also there's something wrong with you. E se simpatizzate con le persone negative, ancora c'è qualcosa di sbagliato in voi. But if you have anger for negative, and all that is negative, that is against Sahaja Yoga, then you are there. Ma se voi vi adirate contro la negatività, contro coloro che sono negativi in Sahaja Yoga, contro che parlano contro Sahaja Yoga, allora voi avete raggiunto il punto. When this thing gets mature, then you become the power of Ekadashi Rudra yourself. E quando questo arriva alla maturazione in cui voi stessi diventate il potere di Ekadashi Rudra. Anybody who will try to insult you or to do any harm will collapse. Chiunque cercherà di procurarvi danno o di nuocervi collasserà. It has happened with many people who tried to be insulting to me or tried to harm me or anyway. Sometimes I'm quite worried about them. Volevo scrivere, ma da di sette c'è madre chi? E questo è successo molte volte con persone che hanno cercato di farmi del male o di insultarmi e io mi sono molto preoccupata per loro. So one has to be in such a way that they become the Ekadashi. E dunque noi dobbiamo diventare in un certo modo per essere Ekadesha. Nobody can touch such people. Nessuno può toccare questa gente. But such a person is full of compassion and forgiveness. Ma questa persona anche è piena di compassione e di perdono. As a result, Ekadesha acts much faster. E come risultato Ekadesha agisce in modo molto più rapido. The more compassionate you are, the more powerful Ekadesha becomes. E dunque più avete compassione e più l'Ekadesha cresce, si manifesta. The more collective you become, the more Ekadesha acts. Più diventate collettivi, più Ekadesha agisce. Many people have a habit of receding back into their exclusion and saying that, oh, we better be at home and it's all right. But they don't know what they are missing. Molte persone preferiscono retrocedere e così starsene tranquilla a casa, eccetera, ma non sanno quello che perdono. Whatever may be your experience with others, you should stick on together. Always attend programs, take leadership, go ahead with it, work it out, and you will be blessed thousandfold. E dunque cercate invece di impegnarvi, di organizzare dei programmi, di lavorare per Sahaja Yoga, e sarete benedetti 10 volte di più.
Ekadasha Rudra are all the powers, I would say, of destruction together. Dunque Ekadasha Rudra ha tutti i poteri della distruzione integrati. Is the power, destructive power of Sri Ganesha? Il potere distruttivo di Sri Ganesha. Is the destructive power of Brahma, Vishnu, Mahesha? Il potere distruttivo dei Trimurti, Brahma, Vishnu e Mahesha. It is the destructive power of the mother. Il potere distruttivo della madre. Is the destructive power of the Ganesha, Shiva's is the Brahma, Vishnu, Mahesha, and four of these are Bhairava and Hanumana, Kartikeya and Ganesha. E dunque il potere distruttivo di Bhairava, Hanumana, Kartikeya and Ganesha. Also the powers of Sadashiva and of the Adishakti. All the destructive powers of all the incarnations are Ekadasha. E quindi anche il potere di Sadashiva e dell'Adishakti. Dunque tutti i poteri di tutte le incarnazioni sono questi Ekadasha. Now the last but not the least is the destructive power of Hiranyagarbha, which is the collective Brahmadeva. E poi, infine, ma non ultimo, questo Hiranyagarbha, che è il potere distruttivo. The collective power of... Il potere collettivo di Brahmadeva. Brahmadeva. And this power, when it acts, every atom explodes, the whole atomic energy goes into a destructive power. E dunque, e quando questo potere comincia ad agire, si sprigiona un'energia atomica. So thus, the complete, total destructive power is Ekadasha Rudra. E dunque, questa totalità di poteri distruttivi è Ekadasha Rudra. It's extremely powerful, explosive, but it's not blind. Dunque è estremamente potente, esplosiva, ma non cieca. It's very discriminating and extremely delicately woven. È molto, ha molta discriminazione e anche delicata. It avoids all the good points and attacks the wrong things. Dunque, avoids. Non si preoccupa delle cose che vanno bene, ma attacca le cose che sono negative. And it hits at the right time, at the right point, direct, without hitting anything that is good in between. E colpisce direttamente, al momento giusto e nel posto giusto, senza toccare le cose buone che possono essere frapposte. Now the glance of Ekadasha Rudra falls upon someone, say, for example, and there is something in between which is divine or which is a positive thing. It penetrates through positive without harming the positive and hits the negative. Wow. E dunque, quando la radiazione di questo potere dovesse incontrare qualche cosa di positivo, passa attraverso e raggiunge l'obiettivo negativo. It cools down somebody and burns another. E quindi rinfresca alcuni che sono positivi, che sono not positivi freezing. E brucia gli altri. Not negativi. Freezing, it doesn't freeze, it cools down. So that is how it works with such care and such delicacy. E quindi è così che questo potere agisce, con questa cura e delicatezza.
And it is tremendously sharp also. Ed è anche molto deciso. And it's very painful. Ed è molto doloroso. It's not like cutting the neck in one shot. It goes on slowly, slowly. All the horrible tortures that you have learnt or heard about are expressions of Ekadasha only. E dunque, dal taglio deciso della testa a tutte le varie torture, le più lente, le più sofisticate, questa è tutta l'espressione di Ekadasha Rudra. For example, take the case of cancer. Prendiamo l'esempio del cancro. In the cancer thing, the nose is removed, the tongues are removed, and the gullet is removed, and everything goes on one after, being removed with terrible pain, you see. In cui, non so, ad esempio il naso viene rimosso, e i vari organi, attraverso dolorose sofferenze. Take leprosy, for example. The lepers cannot feel their fingers. They cannot feel it. So any rat or anything eats their finger, they can't feel it. So they start losing their fingers. Prendiamo ad esempio i lebbrosi, che non hanno più la sensibilità, e allora i topi possono anche mangiare le loro dita e non se ne accorgeranno. That is how Ekadasha eats up people. Ed è così che devours. Ed è così che i poteri di Ekadasha colpiscono le persone. But this wrathfulness of the father can be very gentle and could be very sweet when it comes to his own children. Ma questa furia del padre può diventare molto gentile, molto dolce quando è rivolta verso il suo figlio. The story is about the mother. Once she got very angry, the primordial mother, and she was so angry she wanted to destroy the whole world with her Ekadasha power, and she tried to destroy the whole world. When she went into that mood, the father himself felt that she is being a bit too much angry. E dunque la storia comincia quando la madre primordiale voleva distruggere con i suoi poteri, appunto, di Ekadasha Rudra, voleva distruggere l'universo intero, e il padre stesso si era sentito colpito. So when she started destroying and she was going right and left, he didn't know what to do, so he took her child, that means representing Sahajyogi, you can say, representing Christ, or representing anyone of these great children of hers, that he put the child under her feet. E quando il padre ha trovato che la madre si arrabbia un po' troppo, e per calmarla, e quando la madre ha cominciato veramente ad agire con i suoi corpi a destra e a sinistra, il padre, per calmarla, non sapendo che fare, ha preso il suo figlio, che potrebbe rappresentare il Sahajyogis o il Cristo o qualunque di questi bambini realizzati, e l'ha messo ai suoi piedi per propiziare. So when she was stamping, suddenly she saw her own child under her feet, and she had such a big tongue came out, she just stopped balancing. E allora nel momento in cui lei, in preda a questa furia distruttrice, ha visto il figlio ai suoi piedi, ha cominciato ad equilibrarsi e ha sospeso. But this has happened only once. Ma questo è successo una volta sola. So after the Ekadasha Rudra, ultimately the complete destruction comes through the anger of Sadashiva. Ma dopo questo Ekadasha Rudra, la distruzione viene
attraverso il potere di Sahaja Shiva, totale. Totale. When the final, total destruction takes place. Quando questa distruzione finale avrà luogo. So thus we have seen how Ekadasha Rudra acts and how Sahaja Yogis have to become themselves Ekadasha Rudra. Dunque abbiamo visto come questo Ekadasha Rudra agisce e come i Sahaja Yogis debbano diventare essi stessi Ekadasha Rudra. Now to develop this power, one has to develop a tremendous power of detachment, power of detachment. E dunque per sviluppare questo tipo di potere dobbiamo sviluppare dentro di noi un grande distacco. Detachment from negative. Un distacco dal negativo. For example, negativity can come from very near people like brother, mother, sister, could come from friends, could come from relatives. E dunque perché questa negatività, ad esempio, potrebbe arrivarci proprio dalle persone più vicine, dagli amici più vicini o dai parenti, dalla famiglia? It could come from a country, it could come from your political ideas, economic ideas, anything like that. Any misidentification can destroy your power of Ekadasha. E dunque può arrivare anche dalla patria, dal senso della patria, dal senso politico, dal senso economico, eccetera. Cioè qualunque di queste cose può attaccare questo potere, il nostro potere di Ekadasha Rudra. So it is not only sufficient to say that I am surrendered to Sahaja Yoga and I am a Sahaja Yogi, but you must know mentally also what is Sahaja Yoga. Quindi non è sufficiente dire io sono arreso a Sahaja Yoga, sono quello che è, eccetera, ma dobbiamo sapere in modo consapevole quello che è Sahaja Yoga. So that intelligently you understand what is Sahaja Yoga. E allora in modo intelligente noi capiamo che cos'è Sahaja Yoga. Because in the West especially people are over intelligent, and if the light of Sahaja Yoga doesn't enter into their intelligence, you can never overcome your attachments. Perché molto spesso nell'Occidente le persone sono super intelligenti, ma finché la luce non penetra nel loro cervello, nella loro intelligenza, non possono sviluppare questo distacco. That doesn't mean you talk too much about Sahaja Yoga or you give lectures on that, but mentally you should also understand what is Sahaja Yoga. Quindi questo non vuol dire solo che parliamo troppo di Sahaja Yoga, ma che dobbiamo mentalmente capire che cos'è. Today is a special day when it has been asked that we should have Ekadasha Rudra Puja, and is for all kinds of false religious sects and false gurus and false religions which are followed in the name of God. Questo giorno è stato deciso di fare questo puja a Ekadasha Rudra anche per andare contro queste sette, queste identificazioni cosiddette religiose, queste false religioni. Or any religion that does not say about self-realization and does not achieve self-realization and does not get connected with God is false. E contro ogni tipo di religione che non dà la realizzazione del sé e che non dà non ci permette di raggiungere a Dio, di raggiungere Dio, e che è dunque falsa. So any such thing that is just fake and talks of God but has no connection with God cannot be a true religion. E dunque ognuna di queste cose che abitualmente sa parlare di Dio ma non ci connette con Dio è una cosa falsa. Of course
it gives a balance to people. But on in giving that balance, if people live on that money and try to enjoy a wealth out of that money, then it is not even at the very lower level is religion. Like a balance, you see. Religion has to give you a balance to begin with. But in that balancing, when they tell you, you have to be balanced, but give me money for that. You must give me money, give all your purse, give me everything. Then that cannot be balanced. It does not even have a slightest thing or the blessings of God. E dunque tutte queste cosiddette religioni che ci illudono dicendo che ci danno una stabilità, un senso di bilanciamento, però subito in contraccambio ci chiedono dei soldi. Dunque queste sono attività contro Dio, non ci danno proprio niente. Or any religion that makes you bow to anybody else but the incarnation is no religion. That's another one which is absolutely false. Oppure qualunque religione che ci costringa a prostrarci, ad inchinarci verso persone che non sono incarnazioni, anche queste sono false religioni. The real religion will give you a balance and will always talk about the ascent. L'unica vera religione sarà quella che ci darà un equilibrio e che ci parlerà di ascesa. But they will not ask for money or make one man something great as venerated. Mai ci parleranno di soldi o ci faranno venerare qualcuno. Thus we should learn to discriminate between falsehood, negative things and real things. E dunque dobbiamo imparare a discriminare, a discernere le cose negative, le cose false da quelle reali. Once you develop that discrimination through vibratory awareness or through your intelligence, you are in the control of yourself. E dunque, quando noi sviluppiamo questo senso di discriminazione tra le cose negative attraverso e quelle buone attraverso la nostra consapevolezza, allora noi siamo nel giusto. And then you become that power of Ekadasha. E allora diventiamo il potere di Ekadasha. When you establish your maturity. Quando noi stabilizziamo la nostra maturità. Today I bless you all that you all become the power of Ekadasha Rudra. And you develop that sincerity which takes you to that state. May God bless you. Srimataji benedice tutti, augurando di poter tutti diventare questo potere di Ekadasha e di sviluppare questo senso